Buonanotte. Buonanotte dopo una giornata lunga. Ho pedalato tanto, ho pedalato sotto la pioggia. L'Inghilterra è strana, sai? Sembra quasi che lo faccia apposta. Esci di casa e il tempo è buono. E dopo un minuto piove e ti ritrovi sotto la pioggia. Ma questa cosa aiuta. Aiuta il carattere. Aiuta a capire che la vita non è sempre come vogliamo. Spesso ci troviamo ad affrontare una pioggia improvvisa, a ripararci sotto un albero. Ho solamente aspettare che tutto passi. Sono stato con un amico oggi e abbiamo conversato. Sai, devo fare tanta strada per poter parlare con una persona che mi capisca veramente. Quindi se tu ti senti solo, sappi che io ti comprendo. Eppure, nonostante le distanze, nonostante la mia età, e nonostante io qui sia con poche persone fidate, riesco a stare bene. Ma tu nel tuo letto stasera come sei? Come stai? Magari non stai neanche dormendo, sei una di quelle persone che lavora di notte. Ti capisco, ci sono passato anch'io. Ci ho pagato l'università o l'accademia, chiamiamola così, lavorando di notte in un fast food e cercando di studiare di giorno. Sacrifici. Ma come tutti i sacrifici, se li porti a termine, vengono ripagati nel tempo. E tu come ti senti oggi? Hai migliorato te stesso di un piccolissimo, piccolissimo margine. Hai alzato l'asticella di qualche centimetro. Sai, pensavo che noi attiriamo le persone come noi. Quindi più miglioriamo, più migliora la qualità delle persone che stanno insieme a noi. Io ho imparato tanto dalla vita, come ti ho detto, ma ho tanto da imparare. Ma ho svoltato quando ho capito che nella vita dovevo prima dare per poi ricevere e soprattutto che non si arriva mai. Io pensavo di aver capito molte cose, quantomeno del mio lavoro, ma mi sbagliavo. Ripartire da zero ogni giorno, forse è questo il segreto. Incontrai una volta un vecchio chirurgo in pensione e mi disse che il segreto del suo successo in sala operatoria era entrare come se fosse ogni volta la prima volta. Ovviamente solo chi è dotato di un grosso senso di umiltà può fare queste cose ogni giorno. Sai, la vita spesso, come a militare, ti pone davanti alle persone che non perdono occasione di farti sentire una nullità, anche se in realtà non lo sei, ma loro hanno le stellette, i gradi e lo possono fare. Non ti dico di ubbidire a tutto, ma di pensare prima di parlare con determinate persone. Forse è per questo che abbiamo difficoltà a stare con gli altri. Lo so, la vita è difficile. Tutti ci dicono cosa fare, come apparire, come vestire, quante volte dobbiamo andare in palestra, quanti carboidrati mangiare, come crescere i nostri figli o come crescere i figli degli altri. Ma ho scoperto una cosa. La gente è molto brava a dirti cosa devi fare, a trovare i difetti nella vita degli altri. Sai, una delle cose che ho imparato al liceo artistico è che quando facciamo noi qualcosa sembra quasi sempre perfetta. Poi succede che, come da, non dico da copione, ma come da esercizio, un tuo compagno di classe ti trova un difetto e allora sei costretto ad ammettere che hai sbagliato. Certo, la gente non perde tempo a farti notare un errore, però è così. E allora che fare? Che fare in questa notte dove il sonno non arriva, dove le ore passano e tu non dormi? Perché dormire è come spegnere il mondo, ma spegnere il mondo per un paio di ore e poi ritrovarlo uguale non ha senso. Allora pensa a cosa potrai fare domani di diverso. Pensa a cosa dire di diverso per rendere domani un giorno migliore di oggi. Io sbaglio spesso, eh? Sbaglio tanto, soprattutto quando vivevo in Italia sbagliavo di più. Ora sbaglio di meno, ma non perché sono una persona migliore, ma perché non parlare una lingua ti aiuta a stare zitto. Ti aiuta a pesare le parole. Certo, vorrei avere un inglese fluente così come lo è il mio italiano di giorno. Di notte metto le parole con difficoltà una dietro l'altra, come hai sentito. Ma tu oggi,
Oggi hai una possibilità di dormire e di andare a dormire sapendo che domani potrai fare quella cosa che hai rimandato oggi. E poi festeggia con qualcuno. Fai un post su Facebook. Faccelo sapere che sei stato. Mandaci un messaggio o mandami un messaggio. Fallo sapere agli altri che hai archiviato un piccolo gol, come si dice qui in Inghilterra. Se la solitudine non è una cosa facile per tutti. Io ho momenti difficili e altri momenti molto facili. Ma passo avanti lo stesso, passo su tutto lo stesso perché non permetto a una circostanza di modificare il mio umore. Ovvero ci sono giorni brutti, attenzione, però facciamoli passare, non permettiamo di rimanere. Adesso starai pensando a cosa fare. Se non hai già chiuso questo messaggio vocale, questo podcast. Però pensa alle persone. Inizia a capire quale persona vuoi diventare, perché in base a come diventerai, lì si vedrà la differenza tra te e le persone che avrai attorno. Cambiare è difficile, anzi, cambiare è una delle cose più difficili. Nonostante viviamo in un pianeta in totale cambiamento, noi esseri umani abbiamo deciso di avere la stabilità. Non esiste un giorno uguale all'altro, non esiste una foto. Se ci scattassimo una foto ogni giorno e le mettessimo in fila per tutto l'anno, scopriremo che non avremo un volto uguale al giorno precedente. Ci sono tanti esperimenti fatti da ragazzi su YouTube, vagli a vedere, capirai come si cambia. Un artista ha fatto questo, se non mi sbaglio, 4.000 foto in un museo, tutte sue, tutti autoscatti. E ha fatto capire che in realtà non siamo mai uguali. E allora bisogna cambiare, prendere il cambiamento come una cosa naturale. Lo diceva anche Darwin, bisogna adattarsi al cambiamento per sopravvivere. E allora, anziché sopravvivere e basta, cerchiamo di renderla bella questa nostra vita. Cerchiamo di diventare come vorremmo essere. E con questo ti do la buonanotte. Buonanotte incosciente.